Volevo chiedere, la corrispondenza è una storia d'amore e non è certo un romanzetto di fantascienza, tanto per citare la battuta, no, di un personaggio del film. E ci sono a rendere possibile ciò che sembrerebbe impossibile la tecnologia, quindi è chiaro che non parliamo di fantascienza, però ci sono degli elementi, forse per chi vuole coglierli, un po' magici, no? C'è il cane, c'è la foglia che sbatte sul vetro, c'è un uccello alla fine che segue lei con il treno. Volevo sapere, ecco, il loro significato, se ci parla un po' di questi elementi particolari. Ma nel film, come lei ha notato benissimo, si sente. Come lei ha opportunamente notato, tutta quella rete di sistemi tecnologici, grazie ai quali la relazione fra i due personaggi in qualche maniera va avanti, è tutto realistico, insomma, quello che succede dal punto di vista tecnologico nel film è tutto realistico, lo si può fare veramente. A fronte di questo realismo tecnologico mi piaceva dare uno spazio a quel tipo di percezione che certe volte noi abbiamo non attraverso la tecnologia, ma attraverso il nostro istinto. Quella sorta di capacità che abbiamo di captare le cose prima ancora che avvengono, senza che ancora le abbiamo capite, la capacità di cogliere certe premonizioni, ecco. Mi piaceva creare questo contrappunto, no, tra la perfezione logica della tecnologia e l'ineffabile che tuttavia sappiamo cogliere, anche se talvolta non riusciamo a definire. La tecnologia cambia il nostro modo di relazionarci con gli altri, cambia anche il cinema, inevitabilmente. Questa storia d'amore, che è la storia di un dialogo con qualcosa che è morto, è per lei anche il dialogo con il cinema o un certo cinema che è morto, sta per morire, cioè nell'uso che lei fa delle immagini digitali, per esempio, esplicitamente digitali, intendo. No, io capisco la sua riflessione, la sua considerazione. Il problema è che io non ho mai ritenuto che il cinema fosse morto o stesse per morire. Non l'ho mai pensato e non lo penso neanche adesso. Penso che si stia trasformando, come si è sempre trasformato. Se andiamo a ripercorrere, sia pure per sommi capi, la storia del cinema, è stata una continua trasformazione. Forse nei primi decenni un po' più lenta di quanto non accada adesso. Adesso un nuovo mezzo che ti aiuta a modificare certi codici espressivi del linguaggio audiovisivo, nel giro di 6 mesi diventa obsoleto perché nel frattempo sono nate altre forme, quindi è una trasformazione continua, ma il racconto per immagini, la storia per immagini, il film o come si continuerà eternamente a chiamarla, la pellicola. E vi siete accorti che tutti continuano a dire ho visto una pellicola, anche se ormai la pellicola non esiste più. Quindi per me non è morto, quindi non posso dire che io nel film abbia voluto fare un legame allegorico tra gli astrofisici che dialogano con le stelle che non ci sono più, anche se continuiamo a vederle. E l'idea del cinema che non c'è più. Questo io non l'ho pensato. Se vogliamo forzare l'allegoria che lei ha proposto, potremmo dire che anche il cinema in fondo è fatto di un codice particolare. Quando noi vediamo un film, nell'istante in cui il fotogramma raggiunge la nostra retina, in quello stesso istante in realtà non c'è più sullo schermo. Quindi anche noi vediamo il film quando non c'è più in realtà. Ecco. Quindi se vogliamo proprio trovare la corrispondenza. Io volevo sapere da dove nasce l'idea del film, come mai ha scelto proprio Jeremy Come mai? Irons, da dove nasce l'idea del film, come mai ha scelto proprio Jeremy
Schneider in sé, anche la Kurilenko, e per quanto conta l'amore, che spesso nelle sue pellicole è difficile, e comunque diciamo così, difficile da vivere, impossibile a tratti, all'interno della trama. Una bella serie di domande. Nelle sue pellicole ha detto, faccio sempre. Sì. Dunque, la storia, come è mia consuetudine, nasce da un vecchio spunto di diversi anni fa, non antico come era successo con La migliore offerta, però è un'idea di circa 15 anni fa. E originariamente aveva una figura maschile e non c'era una sola figura femminile, ce n'era più di una, ma l'idea era esattamente questa. Solo che all'epoca quest'idea mi sembrava appunto una storia di fantascienza e quindi questo aspetto mi sembrava che non fosse corretto per il senso della storia che mi spingeva eventualmente a trovare interessante lo spunto, e quindi continuavo a tenerla nel cassetto. Ecco, è stata l'evoluzione tecnologica che piano piano ha fatto diventare un'intuizione fantascientifica qualcosa di assolutamente realistico. E allora, tempo fa, ho rimesso le mani a questa storia, mi sono reso conto che finalmente l'intrusione del fantascientifico, e con tutto il rischio che questo poteva comportare, era ormai fuori gioco. E ho riconsiderato la storia, ci ho rimesso le mani, l'ho semplificato, ho rinunciato al coro di figure femminili, ho puntato solo su una, e a quel punto la storia è cresciuta e si è maturata e abbiamo fatto il film. I due attori, ma sai, in genere ti vengono mille idee e cominci a incontrare, a prendere in considerazione varie ipotesi, incontri attori, ne parli col produttore, prendiamo in considerazione varie possibilità e cominci a incontrarne. Poi succede improvvisamente che a uno di questi incontri ti accorgi che hai di fronte a te non solo, nel caso di Olga Kurilenko, una gentile attrice che legge il copione e viene a chiacchierare con te, ma senti che c'è qualcosa di più, senti che il personaggio c'è, è lì, sta accanto a te, ci stai parlando, e allora scegli. Per quanto riguarda Jeremy Irons, la cosa sarà ancora più facile, perché l'identikit del personaggio non ci portava a una lista di possibilità particolarmente numerosa, erano poche le candidature. Il primo di questa lista con cui ho potuto avere un contatto è stato Jeremy Irons, ed è stato un contatto via Skype. Io nella mia vita non avevo mai avuto conversazione via Skype con nessuno, per cui quando abbiamo avuto questa lunga conversazione, era in un periodo pasquale, credo, non dell'anno scorso, prima forse, e mi ha colpito molto perché mi sembrava di essere già nel film. Ecco, parlare con lui attraverso lo schermo del computer mi sembrò veramente un segno, e poi lui era perfetto e quindi divenne immediatamente Ed. Ecco. Invece l'ultima cosa che lei mi chiede, l'amore difficile, l'amore complicato, sapete, non ricordo una storia d'amore importante in un film o in un romanzo che non avesse l'elemento della difficoltà. La storia d'amore non esiste se non c'è l'impossibilità dei due amanti di poter... Nessuno racconterebbe. Cesare Pavese diceva: gli amori felici sono rari perché non destano la curiosità degli scrittori. Cosa invece desta la curiosità degli scrittori? La difficoltà. Romeo e Giulietta, I promessi sposi, Orfeo ed Euridice, ci sono degli amori che puntualmente devono fare i conti con un'impossibilità, e questo ci ha sempre consentito ai narratori, e continua a consentirlo oggi, di raccontare le nostre storie con tutte le variazioni che via via si possono acquisire, sviluppare ed estendere grazie al nostro meraviglioso mestiere.